tornati all'appuntamento con Vite da Campioni. Per questa puntata abbiamo scelto una location d'eccezione per incontrare un campione, anche lui d'eccezione, Giorgio Calcaterra. Ciao Giorgio. Ciao. Innanzitutto benvenuto in questo nostro spazio dedicato ai campioni. Oggi parliamo di corsa perché tu sei il campione del mondo dei 100 km e ripeto 100 km, ma come si fa a correre 100 km? Beh, è una gara innanzitutto che si corre dall'inizio alla fine, non lo specifico perché poi molti pensano che magari si fa in più tappe, no, è una gara unica, si parte e si arriva. Come si fa ad arrivare a correre 100 km? Con l'allenamento, con la costanza, pian piano si comincia con le gare di mezza maratona, quindi le 21 km, poi ci si sposta alle 42, poi ci sono le 50 km e poi pian pianino, se uno ha voglia fisico e così e gli va, insomma si fanno queste 100 km. Vuoi farci credere che è quasi facile? Io vorrei riuscire a capire quando hai iniziato ad appassionarti alla corsa, perché so che tu fai un mestiere invece del tutto diverso, fai il tassista e ti definiscono il tassista volante. Sì, è vero, è un soprannome che spesso i giornalisti mi hanno dato e comunque è un soprannome, insomma, che mi fa piacere perché volare non è quello che faccio io corro, però insomma vuol dire se non altro andare veloce. Ho cominciato a correre molto prima di cominciare a fare il tassista, avevo 10 anni, stavo così tornando da un allenamento in un altro sport, abbiamo visto con mio papà questo volantino che diceva appunto della stracittadina della Maratona di Roma e quindi lui mi ha iscritto e da lì poi una gara tira l'altra e mi sono appassionato. Quindi solo dopo ho cominciato a fare il tassista e proprio perché la corsa mi aveva dato questo senso di libertà, cioè per me correre è libertà, tu corri quando vuoi anche rispetto ad altri sport, no? Che magari hai orari, palestra, cioè tu esci e corri direttamente, esci di casa e direttamente cominci a correre, quindi su questo il mio lavoro, diciamo, si accomuna, nel senso che tu esci di casa e cominci a lavorare, cioè e quella fai una libertà. Bella corsa però in taxi. Esatto, sempre di corsa si parla infatti. Tu sei un uomo dei record, perché vogliamo dirlo, non è che corri una maratona all'anno, ma addirittura un anno hai corso quante maratone nel 2000? È stato nel 2000 in cui ho fatto il record mondiale di maratone corse in un anno sotto il limite delle 2 ore e 20. Vuol dire comunque correre abbastanza velocemente, intorno ai 3 minuti e 20 secondi a chilometro, e ci sono riuscito per 16 volte. Questo mi è valso un record che ancora insomma è imbattuto, magari perché i keniani non hanno voglia di fare tutte queste gare, però intanto ce l'ho io e me lo tengo stretto. Ce lo vuoi svelare il tuo segreto? Il segreto penso sia il saper vivere lo sport in maniera molto così, molto spontanea, senza pensarci troppo. Molti mi chiedono, ah ma tu la notte prima della gara dormi? Sì, io dormo, cioè questa tranquillità che poi mi ha insegnato mio papà, che mi diceva sempre tu devi prendere tutto come fosse un gioco, nel senso non te la devi prendere, però poi nel momento che magari stai correndo, stai facendo la tua gara, devi pensare che due gambe hai tu, due gambe hanno i keniani che magari ti battono o ti hanno battuto in passato e quindi non devi temere nessuno. Ma c'è qualche differenza nel preparare una gara di 30 km oppure una maratona 42 o infine la gara in cui tu hai primeggiato, cioè quella dei 100? Cambia qualcosa? Sì, sostanzialmente cambiano i chilometri che si percorrono quotidianamente e cambiano anche un po' i ritmi. Per assurdo è più faticoso preparare una 42 km, perché una 42 km ha dei ritmi diversi e quindi prevede delle ripetute in pista, dei medi e quindi un pochino più di impegno. Nelle gare di 100 almeno la mia preparazione è molto semplice, io corro 35-40 km al giorno, però li corro a un ritmo blando, quindi per me alla fine è una lunga passeggiata giornaliera.
Ascoltando Giorgio Calcaterra vi darà l'impressione che sia tutto facile, ma in realtà io vi dico che non è così, perché correre 100 km non deve essere facile. Noi siamo in una location d'eccezione, abbiamo il Colosseo come sfondo. Cosa ti ricorda il Colosseo se ti parlo di corse? Il Colosseo mi ricorda assolutamente la mia prima gara, proprio quella che ti dicevo che mi hai scritto papà. Partiva dal Colosseo, arrivava al Circo Massimo, era la strada cittadina della Roma Maratona, una maratona che facevano a Roma, e poi mi ricorda tutte le volte in cui sono partito per la Maratona di Roma, l'attuale Maratona di Roma, di cui ho fatto moltissime edizioni. Ovviamente poi è anche il posto dove passo ogni giorno per lavoro, quindi mi ricorda il mio ufficio, diciamo così. Invece spostiamoci dalla capitale italiana, spostiamoci a New York. Tu tra 2 settimane circa sarai in partenza per l'America, andrai a partecipare a New York, ci hai già partecipato. Mi vuoi spiegare qual è l'atmosfera che si respira nella Grande Mela quando arriva il grande evento della maratona? Sì, New York è una gara molto particolare, nel senso che c'è tantissima gente e tutta la città la vive, quindi ti senti proprio parte di un evento grandissimo. Durante, diciamo, la gara, per esempio, ci stanno tantissime persone che ti fanno il tifo, no? Magari leggono il tuo numero, leggono che sei italiano e quindi capisci che ce l'hanno proprio con te, a tal punto che a volte sembra, cioè, sei quasi frastornato dalle grida, diciamo, della gente che fa il tifo per te. Quindi è bellissimo proprio perché è un evento, 30.000 persone che corrono tutte insieme, è difficile trovarle in Italia. Invece come si diventa campione del mondo? Cerchiamo di spiegarlo ai nostri telespettatori. Tu hai iniziato a correre, a fare le tue corse magari nel quartiere, poi nella città, le maratone, e infine sei diventato campione del mondo. Beh, come ci si riesce? Gradualmente, come in tutte le cose, quello che paga è la costanza e la gradualità, quindi pian piano si comincia a correre, prima un po', poi un altro po', e fino appunto ad allungare la distanza. Poi a quel punto si aumentano i ritmi, e se si ha tanta passione, tanta voglia di correre e anche un po' di fortuna, che serve sempre, si può diventare campioni del mondo. Una delle gare a cui sei più affezionato è la Firenze-Faenza, detta del Passatore. Hai vinto ben 6 edizioni, come al solito tu di record te ne intendi, mi pare. Sì, anche quello è un record, vinta 6 volte consecutivamente, ed è, sì, è la gara a cui sono più legato, perché è stata la mia prima 100 km, io ho cominciato a fare le 100 km perché mi sembrava impossibile, e quindi a forza di fare maratone, che ormai erano un po' scontate, ho detto voglio provare a fare una cosa che può risultare difficile, impossibile, anche perché sentivo racconti di chi faceva la 100 km che la descriveva come una cosa veramente quasi proprio impossibile. E quindi ho detto ci voglio provare. In realtà è andata bene, il primo anno che l'ho fatta sono riuscito a vincerla. Sono 6 anni che comunque la vinco, e quindi mi è rimasta nel cuore, anche perché c'è un'atmosfera tutta particolare, si corre anche un po' di notte, si va in montagna a 1000 metri, quindi comunque il paesaggio cambia, e quindi mi è rimasta nel cuore. Cosa si pensa in ben 6 ore di corsa? Spesso si è concentrati sulla gara, quindi sul tempo che si sta facendo, sugli avversari. Qualche volta, se c'è un momento in cui, diciamo, uno è un po' più rilassato, si pensa pure ai fatti propri. Beh, un ottimo metodo di riflessione che consigliamo anche ai nostri telespettatori: 6 ore per pensare e a voglia pensare, però bisogna stare attenti. Ti è capitato qualche episodio particolare? Sì, in effetti bisogna pensare, perché in quel momento, in quel modo, diciamo, ci si riesce anche così a distendere un attimo, a sentire meno la fatica. Però bisogna anche guardare dove si mettono i piedi. Ricordo un aneddoto un po' simpatico, anche perché poi alla fine è finito abbastanza bene, nel senso che non è stato tragico, di un atleta che stava correndo a fianco a me in una gara di 21 km qualche anno fa, che dopo una curva ha guardato l'orologio per guardare il tempo che aveva fatto in quel chilometro. C'era un palo davanti e la sua distrazione gli è costata, diciamo, un piccolo bernoccolo, però per fortuna niente di grave, quindi
lo racconto ridendo. Allora, tra aneddoti e curiosità, purtroppo è finito il tempo a nostra disposizione. Vi abbiamo presentato Giorgio Calcaterra, lo avete visto, un campione anche di semplicità, un campione umile. Fa il tassista, però corre, perché non credo che con l'atletica si guadagni poi tanto, confermamelo. Sì, te lo confermo, soprattutto poi uno pensa al futuro, perché nel momento che corri, se vinci qualche gara puoi anche vincere qualcosa, ma poi dopo, quando smetti di correre, finisce. Allora, grazie di averci raccontato la tua storia, in bocca al lupo, non so se te ne vuoi andare correndo, io intanto ti saluto, vedi un po' tu. Beh, sicuramente, ci sta bene. Ciao! Ciao.